benvenuto a Napoli, anche perché tu tornerai in tournée, siamo informati, il 2 comincia il tuo tour, ma il 4 sei a Napoli. Il 4 sono a Napoli, mi raccomando, andate anche sul sito, sui miei social, e lì ovviamente potete trovare tutte le informazioni per quanto riguarda appunto i biglietti. Assolutamente, per il concerto, quindi mi raccomando, seguite i social, poi anche noi con la radio penseremo a ricordare questo appuntamento. Ogni volta che viene a Radio Marti vieni a casa tua. Esatto, beh, non sapete lì dietro cosa c'è, cioè anche lì di là ci sono un po' di dolcini, mi trattano veramente come una regina, non mi posso proprio lamentare. Ci sono anche delle cose per te, ma non le sveliamo, ti piaceranno sicuramente. Parliamo di musica, insomma, 17 anni alla grande, quindi sei maturata al top, no, benissimo direi, però chiaramente... C'è tanto di Anna Tatangelo in questo disco. C'è tantissimo e devo dire che sono molto orgogliosa di tutto quello che ho fatto fino ad oggi, però questi ultimi mesi mi sono serviti tanto. Ma ormai non serve illuderci, non c'è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai, le nostre anime di notte. Tanto per uscire fuori con tutta la voglia di fare musica, di interpretare canzoni, ed è bello che questa crescita si sia intravista non solo nella collaborazione con Lauro, ma soprattutto in questo festival, ed è bello perché è come se fossi rinata tra virgolette sullo stesso palco dell'Ariston, no? Rinata artisticamente, sì, perché quando alla fine l'attenzione va a finire sull'interpretazione, sull'intonazione, su quello che riguarda la musica, è ovvio che per me è la più bella soddisfazione, ecco. E abbiamo visto la veranda perché ti sei commosso. Eh sì, quello sì. Quando succede, succede. Quante bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità. E adesso siamo qui e siamo nudi per la prima volta, senza il timore di fare una scelta e poi non scegliere mai. Mai potremmo perderci. Ricordiamo tutte queste collaborazioni in tanti anni, Mogol, Renato Zero, Mario Biondi, insomma. Michael Bolton, ce ne sono tantissime, non mi posso proprio lamentare. La musica italiana cambia sempre, come cambi tu, cambiano tanti artisti, però migliora sempre, ci sono idee nuove, scrivi, quindi hai una nuova squadra di autori in questo disco. Sì, una nuovissima squadra e di amici soprattutto, ed è bello quando diciamo racconti quello che vuoi comunicare e trovi dall'altra parte persone che hanno la stessa idea su di te, cioè quindi c'è questa alchimia che scatta ed è una cosa bellissima, perché poi ovviamente le canzoni quando riescono a far parte non solo della vita di chi la canta, ma anche degli altri, secondo me è lì che c'entri l'obiettivo. E più ti guardo e più vedo la parte migliore di noi, ma ormai non serve illuderci, non c'è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai, le nostre anime di notte sono più limpide che mai. Parliamo un po' del tour, qualche anticipazione per gli amici di Weekend Dance, che sono tantissimi fan. Questo disco e anche tutte le canzoni rivisitate da Ragazza di Periferia, Essere una donna e tutte le altre canzoni che mi hanno accompagnato in questi anni, anche Un nuovo bacio, non mancherà. E poi questa Ragazza di Periferia è cresciuta bene a 17 anni. Toffa vecchia, te lo dico. E la simpatia va anche ai nostri amici, ai tuoi amici con i quali hai duettato, Achille e Laura, a noi fa impazzire. Sì, ve l'ho detto che sarebbe stata una scoperta a Sanremo. Ricordiamo il tour Anna Tatangelo, il 2 aprile comincia questo grande tour, ma il 4, annotatelo in agenda, a Napoli. Esatto. Passaci sempre a salutare, mi raccomando. Assolutamente. Grazie. Gli amici di Weekend Dance a te. Assolutamente, venite. Ci forti ed in fondo lo sai, le nostre anime di notte non si perderanno mai.